Ciao. Vediamo come creare un effetto di testo in pila a scalare con Adobe Illustrator. Creiamo il nostro file, un formato A3 in quadricromia, quindi CMYK va benissimo, altrimenti anche un file A3 o A4 in RGB, metodo di colore destinato ai file per il web, andrebbe bene lo stesso. Dopodiché andiamo a creare con lo strumento testo la nostra parola che replicheremo in scala impilando le parole una sopra l'altra o una sotto l'altra a seconda appunto della direzione di scrittura e dell'effetto. Possiamo poi con le maniglie e il tasto sinistro del mouse e shift da tastiera andare a ingrandire questo testo in proporzione. Vedremo anche le dimensioni del font ingrandirsi. Andiamo magari a scegliere un font più netto come per esempio appunto l'Open Sans, magari extra bold. Ora andiamo a disegnare una sorta di riquadro che ospiterà appunto la parola all'interno, quindi vado a selezionare lo strumento rettangolo, primo colore, quindi colore di riempimento in primo piano sarà nero, poi vado a circondare il testo in modo da rilasciare appunto una sorta di distanza equivalente per tutti e quattro i lati rispetto alla parola. Lascio. Apro il menu livelli, apro il livello appunto che contiene gli elementi che sto utilizzando, seleziono la parola con il tondino qui blu a destra e la porto con un drag and drop sopra il rettangolo. Avrei anche potuto fare semplicemente tasto destro, ordina, porta in primo piano. Ora entrambi gli elementi sono di colore nero, quindi avrò bisogno di colorare di bianco il testo, quindi la parola, in modo da dare il giusto contrasto di lettura. Seleziono la parola e dal menu colore andrò appunto ad associare il bianco. Seleziono adesso entrambi i colori, apro il pannello allinea, mi assicuro che sia selezionata l'opzione allinea a sezione e vado ad allineare orizzontale al centro. Bene, ora che ho perfettamente allineato testo con il riquadro, li vado a selezionare entrambi, tasto destro, raggruppa. In questo modo li ho raggruppati in un unico elemento. Sposto verso il basso appunto l'elemento originale, che è composto dal contenitore nero e dal testo, e attivo la modalità di scorciatoio da tastiera, Alt più clic sinistro del mouse. Come vedete diventa una doppia freccia, significa che questo elemento è in modalità copia, cioè può essere copiato semplicemente appunto cliccando Alt e tasto sinistro da tastiera tenendolo premuto ottengo subito la copia dell'elemento. Con le guide sensibili posso spostare l'elemento mantenendolo incolonnato e quindi allineato rispetto al centro dell'elemento precedente, dopodiché rilascio. Posso naturalmente copiare l'elemento originale anche semplicemente selezionandolo, una volta raggruppato, poi vado dal menu modifica, copia e successivamente modifica, incolla. Bene, ora ho creato i due elementi, entrambi raggruppati, uno una copia dell'altro, li ho allineati grazie alle guide sensibili, le linee rosa che abbiamo visto prima, vado a selezionare i due elementi dal basso verso l'alto e poi vado dal menu oggetto su fusione e crea. Abbiamo creato la nostra prima fusione, cioè appunto abbiamo fuso gli elementi di sopra e di sotto creati in origine. Torno però sul menu oggetto per personalizzare la fusione. Quindi torno sul menu oggetto, fusione, opzione di fusione. Illustrator ci consente di fondere gli elementi attraverso tre modalità: colore omogeneo, passaggi specificati e distanza specificata, dove la distanza appunto è sostanzialmente la distanza misurata nelle varie unità di misura messe a disposizione dal programma tra un elemento e l'altro. E poi abbiamo naturalmente i passaggi specificati, che è quello che utilizzeremo noi. Lasciamo come orientamento quello originale, quindi allineato alla pagina, e consegniamo un numero di passaggi specificati pari a 30. Selezioniamo l'anteprima e vediamo subito il risultato live. Diamo l'ok. Ora, per poter personalizzare questa fusione e quindi per andare a consegnare quell'effetto a scalare che ci proponiamo di realizzare con questo tutorial,
dobbiamo andare a selezionare uno strumento che si trova appunto tra quelli relativi alla penna, e cioè lo strumento appunto di ancoraggio. Lo troviamo nel menu a tendina, lì dove ci sono tutti gli strumenti dedicati appunto al tracciamento dei punti di ancoraggio per delineare un tracciato. Quindi penna, curvatura, aggiungi punti di ancoraggio, togli punti di ancoraggio. Selezioniamo strumento punto di ancoraggio. Ci spostiamo verso il centro di questo riquadro, e come vedete io vedo questa linea blu che attraversa centralmente in modo verticale l'area di lavoro. Con il mouse mi sposto su questa linea, magari nella parte alta, e vado a cliccare e a portare giù, ed ecco qua, come se fosse una persiana che si apre. Io posso andare a determinare l'apertura maggiore o minore della parola dall'alto verso il basso, creando appunto questo effetto a scalare di queste parole incolonnate in fila. Ho creato il mio effetto, che può essere utilizzato per tantissime soluzioni grafiche possibili, come ad esempio anche un poster accattivante dominato dalla tipografia. Chiaramente posso andare a personalizzare anche i colori, ovviamente, di questa grafica. Quindi che cosa faccio? Con lo strumento selezione diretta vado a selezionare tutto, poi apro il menu a tendina. Qui avrò tre elementi: il tracciato, che sarebbe appunto il tracciato nero come sfondo del testo di fusione, e due gruppi. Il primo gruppo è il primo elemento, il secondo gruppo è il secondo elemento. Posso andare tranquillamente ad aprire il primo gruppo. Vado a selezionare il testo di sopra, che vedete quindi selezionato qui. Una volta selezionato, e quindi il quadratino blu a destra viene illuminato, posso aprire il pannello colore e andare con il cursore dei colori a selezionare dalla tavolozza il colore che preferisco. Naturalmente qua possiamo tranquillamente decidere in base a quelle che sono le nostre esigenze. Da qui gli effetti di colore più disparati. Infine possiamo andare a salvare il nostro file nel formato che desideriamo. Per esempio possiamo andarlo a salvare come file PNG oppure come file PDF, e poi esportarlo magari in Photoshop per creare una grafica personalizzata con l'utilizzo anche di immagini, layout, texture, se vogliamo applicare qualcosa esternamente. Altrimenti possiamo continuare a utilizzare Illustrator come meglio preferiamo, oppure limitarci semplicemente all'esportazione di questo riquadro, di questa fusione di queste parole, perché magari il nostro intento termina appunto qui. Le soluzioni quindi sono le più disparate. Ciao, grazie e alla prossima!